Salve a tutti ragazzi, qui è il grande profeta della verità, l'unico che vi fa uscire dalla Matrix del bodybuilding italiano. Di che parliamo oggi? Ve lo dico dopo la sigla. Allora ragazzi, oggi di che parliamo? Parliamo di quanto si spende con l'alimentazione, sia in massa che in definizione. Stanno le persone che mi dicono, profe, ma qua io spendo tanto, perché se tu mangi 4.500 calorie, cioè come le mangia il profeta quando sta in massa, spenderei tantissimi soldi per quanto riguarda i carboidrati, le proteine. Mi dico una cosa, adesso in una fase di definizione, cioè di ipocalorica, che non mi va di dare appunto cat, mini cat o quello che sia. Parliamo in termini pratici. In una fase di ipocalorica, il profeta sta spendendo un po' di più soltanto per l'acquisto di proteine, ovvero il pollo, magari il tonno, che sono alimenti. Gli alimenti proteici sono quelli che costano un po' di più. Poi, se vi prendete anche delle proteine in polvere, diciamo, che vi fanno risparmiare, ben venga. Comunque, vi spiego, vi dico il profeta cosa mangia esattamente in questa fase di ipocalorica. Allora, la mattina, come vi farò vedere anche nel video, il profeta mangia 50 grammi di crema di riso, che è molto buona e ottima, anche la sto provando da poco tempo, insieme a uno yogurt, uno skyr, oppure alterno, o gallette di riso, o de mais, oppure mangiamo, diciamo, la crema di riso. Poi abbiamo a pranzo, il profeta si inserisce il couscous, facciamo circa 200 grammi di couscous, che è molto buono, cioè va fatto con le verdure, però il profeta ci mette il tonno, a volte anche la carne. Poi mangiamo uno snack, che può essere lo skyr, può essere lo yogurt greco, può essere anche il dessert proteico, quello là che vendono al Lidl o all'Eurospin, quelli sono buonissimi, con la cioccolata fondente, quindi è una buona fonte sia dei grassi che per quanto riguarda anche la fonte proteica. Poi mangiamo molta carne, perché il profeta adesso sta andando sulle 200-220 proteine al giorno, 210-220, quindi mangia molta carne, quindi diciamo che la spesa maggiore è soltanto per l'acquisto di carne e di proteine. Però la gente che mi dice, oh, però non riesco a fare, diciamo, a sostenere questa spesa, perché ovviamente tu spenderai 500-600 euro. Ti dico la verità, il grande profeta spende circa all'incirca 200 euro per quanto riguarda l'alimentazione in deficit, 200-220, quello che sia, circa 50 euro a settimana, cioè un cazzo. Stanno le persone che mi vanno a fare aperitivi tutti i sabati, che se spendono 70 euro, che bevono delle stronzate che non servono un cazzo al proprio corpo. Quindi se tu devi investire su quello che vuoi fare, ovviamente ci devi spendere, ma alla fine, cioè, paradossalmente, il profeta spende molto meno adesso che sta, diciamo, che sta facendo palestra, questa attività, il bodybuilding, piuttosto che quando non facevo un cazzo, perché prima i soldi se ne andavano a cazzate, magari mangiavi 4 hamburger di merda, gli pagavi 7 euro, una pizza, quello che sia, e i soldi volavano. Mentre se voi avete una gestione dei vostri soldi, anche per quanto riguarda l'alimentazione, quindi non è che bisogna comprare delle cose, chissà che i carboidrati costano un cazzo. C'è sta il couscous che costa 1,59 euro un chilo, con un chilo ci vado fino a Pasqua del 2024. Il riso, c'è sta il riso basmati che costa 5 euro, sono 5 kg, con 5 kg ci spammate pure i cinesi col Covid. Quindi ragazzi, per dirvi, i carboidrati non costano proprio niente, la pasta 40 centesimi, quella da Barilla, se fate come il profeta, invece prendete la pasta all'Eurospin, che la pagate 29 centesimi, 30 centesimi. Quindi per dirvi che i carboidrati non costano un cazzo. L'olio, un litro di olio, per quanto riguarda la fonte di grassi, l'olio veramente, se ti prendi una bottiglia di un litro, cioè sfami pure l'Africa, perché veramente potrei starci per 4 anni. Per dirvi che non costa nulla, l'unica cosa sono soltanto le proteine, che sono un po' più care. Ma il profeta, il pollo lo acquista al Lidl o all'Eurospin. Se, diciamo, fa cagare, lo congeliamo, lo utilizziamo per quando dobbiamo inserirlo. Poi prendiamo lo skyr proteico, anche se mortacci loro ultimamente l'hanno anche aumentato da 1,29 euro a 1,49 euro, quindi mi sei proprio calato. E niente, gli alimenti sono questi, spendiamo soltanto un po' di più per le proteine nella fase di ipocalorica, mentre in massa, alla fine, le proteine essendo molto meno, quindi alla fine non ci spendo più di tanto. I carboidrati veramente ci state proprio in oltranza. I grassi anche, che cosa sono dei grassi? Cioccolata fondente, magari la frutta secca, e poi abbiamo l'olio, che come vi ho detto, cioè sfamate pure l'Africa con l'olio, perché un litro di olio mettete 5 grammi, 5-10 grammi a seconda delle vostre grammature, di come avete organizzato la giornata. Quindi non è una spesa esosa che magari le persone non possono veramente permettersela. Vi faccio un esempio, cioè stanno le persone che fumano. Cioè, se tu fumi, 5 euro ti compri un pacchetto di sigarette, quindi equivale ad un pacchetto di morte.
Tu te prendi le Pall Mall, te prendi le MS, la morte sicura, insomma, cioè quelle sig le sigarette con 5 euro, un pacchetto di 20 sigarette, che cosa ci fate? Un cazzo, prima cosa è dannosa per la salute, sono dannose per la salute. Seconda cosa è una spesa veramente importante, anche perché tutti i giorni, poi c'è sta gente che fuma due pacchetti, quindi 40 sigarette, sono 10 euro al giorno, se facciamo il calcolo sono 70 euro a settimana. Con 70 euro il profeta te fa una spesa da Dio che te faccio fare massa, definizione, mantenimento per 2 anni. Cioè veramente voi dovete sapere quello che andate a mangiare e farvi appunto una gestione dell'alimentazione. Per quanto riguarda l'integrazione, abbiamo anche come integratore l'avena, che è molto fondamentale per persone che non riescono a raggiungere il proprio fabbisogno calorico di carboidrati. Abbiamo il destrosio, abbiamo molti anche integratori che sono molto validi, quindi che voi potete inserire benissimo nella vostra dieta. Quindi la creatina non deve mancare, neanche gli omega 3 che sono fondamentali, e quindi l'alimentazione e l'integrazione, vi dice il profeta, vi può assicurare che non è una spesa insostenibile, che se voi rinunciate a aperitivi tutti i sabati, rinunciate a fumare come i turchi, che veramente fumate 10-20 sigarette al giorno, che sono oltretutto dannose per la salute, quindi mangiate in maniera più regolata. Il cibo non costa un cazzo, se voi sapete dove spendere e come spendere, con 200 alla settimana la cavate, cioè ve lo dice il grande profeta, non persone che spendono 500-600 euro. Il profeta in massa a 4.500 calorie, non spendiamo un cazzo, 40 euro a settimana, proteine erano più basse, soltanto carboidrati e grassi. I grassi, come ho detto, li ricaviamo dall'olio, cioccolata fondente, frutta secca. I carboidrati, pasta, riso, couscous o quello che sia, cioè veramente non è una spesa insostenibile. Piuttosto che andare a ubriacare e a sfondarvi i reni, cercate di investire per la vostra salute, per il vostro benessere psicofisico, anche perché andando a mangiare questi alimenti più ricchi di nutrienti e micronutrienti, a passare sta tutti i giorni a mangiare a merda, pizza e hamburger tutti i giorni, non come il profeta che si fa lo sgarro epico profetico, perché può farlo e ovviamente non lo faccio tutti i giorni, anche perché adesso stiamo in deficit, si chiude la bocca e si mangia quello che si deve mangiare. Quindi a posto di mangiare questa merda che vi tolgono in primis salute ed energia, poi vi sentirete stanchi, vi vedrete delle merde. Quindi, come vi ho detto, paradossalmente spenderete molto meno in alimentazione, in un'alimentazione da bodybuilder, piuttosto che in un'alimentazione normale, perché la gente che si mangia i macinati e la lasagna, la pasta al forno, il pollo, gente che veramente magari sta a fare una cena, viene qua e dice: oh, senti, io vado qua sotto, ma vado a comprare la magnata, comprano polli, lasagne, la peggio merda, che spende 20 euro. Io 20 euro, c'è cioè il profeta, c'è cioè sta 5 giorni, perché sa già quello che deve comprare. Come ho detto, in questa fase spenderò circa sui 50 euro a settimana, a dirla proprio grande, 50-55 euro. In una fase invece di massa, le proteine essendo molto più basse, quindi risparmio anche sul lato delle proteine, spendo veramente pochi. I carboidrati non costano un cazzo, i grassi neanche, perché comunque potete starci per tanto tempo, o con l'olio, con la cioccolata fondente, o con la frutta secca, quindi potete variare. Poi se voi lavorate, potete permettervi anche degli sfizi extra, ovvero magari prendere del pesce fresco, della carne migliore, fatelo. Molto meglio investire in alimentazione che è merda come canne, droga e alcol. Anche perché avete visto la gente che si fa, magari che è piena di canne, che si droga, che veramente sono tutti smunti in fascia, mi sembrano Joker, oh. Ci cioè, stanno le persone talmente tanto secche, veramente mi sembrano un albero d'olivo, e vedi in giro e dici: mamma mia, ma che t'hanno fatta, oh? Mi sembra la carta straccia, ma te sei visto come sta, intare in piedi, oh? Mi sembra un pisello Findus. Cioè, vedi, sta gente non riesce a parlare, non riesce a dialogare, non riesce a connettere. Gli parli, pare che stanno su un altro mondo. In più hanno un fisico veramente di merda, come la lisca dei pesci, sembrano tipo delle sardine. E loro dicono: è perché il sabato sera mi devo sfondare. Ma che cazzo devi sfondare? Ma sfondati di allenamento e fatta in culo così, per vedere veramente il miglioramento e stare bene con te stesso, senza che poi vai a rompere il cazzo ulteriormente. Magari vai in discoteca a fare i danni o a rompere i coglioni alle ragazze degli altri. Quindi stai nel mondo tuo, fly down, te lo dice il profeta, quindi vola basso, vedi, parliamo anche americano, il profeta anche inglese. Quindi state buono, non rompe il cazzo e cerca di fare delle cose che fanno stare bene a te e che non danno fastidio agli altri. Quindi ecco perché il profeta è sempre dedito alla sua filosofia profetica. Quindi, con tutti i soldi che vi spendete in aperitivi, a naballà, droga, canne e quello che sia, togliete tutti quanti questi vizi e questi abusi e investite questi soldi per veramente un'alimentazione più controllata, più sana e più gestibile. Quindi spenderete molto meno, vi vedrete meglio. Poi sentirete il video del profeta: oh, ma ha detto il profeta la verità, ammazza, mi vedo molto meglio anche a livello di energia, mi sento carico, cioè veramente te sollevo pure Coleman.
E da lì ringrazierete anche il profeta, perché voi dovete trovare la vostra strada, quindi non state a sentire gli altri, e no, perché comunque te devi divertire. Sì, ma non è che ti vai a divertire andando a fare abuso di alcol o di droga, oppure andando a fare a botte magari con altre persone. Quello non è divertimento, quello è stupidità. Quello che voi dovete fare è concentrarvi su un obiettivo. Quindi va la gente che mi dice: profe, non c'è soldi per fare l'alimentazione, la palestra non la posso fare, vattene a fanculo subito, cioè te lo dico già chiaro e tondo. Allora, comunque fate una cosa, ragazzi, mettete un mi piace, attivate la campanellina sul canale del profeta per rimanere sintonizzati sui grandi contenuti profetici, condividete la voce profetica, chi la condivide, come ho detto prima, te ne va a fanculo diretto. E niente ragazzi, ci vediamo a Rimini Wellness, perché per chi appunto sarà presente incontrerà anche il grande profeta, ci faremo delle foto, il profeta si farà anche un bello sgarro profetico, andremo anche con Manuelito, che ti saluto Manuel, quindi andremo lì un bel allenamento per stare belli gonfi e belli carichi e mandare a casa un po' dei dopatoni, che ci saranno sicuramente. E niente ragazzi, mi raccomando, al prossimo video.